Marzio ci ha preparato qualcosa, quindi lascio la parola a lui che ci spiega come sta confezionando, preparando il piatto. Prego. Praticamente abbiamo fatto del salame, del pecino in crosta di pane, usato in un'acqua bianca sfumata al aceto bolzano, l'aceto di mele, però praticamente da riduzione l'aceto di mele che poi è aggiunta all'acqua bianca, adesso sono sfumata un po'. E si può dire una rivisitazione del pecino con la provata per qualcosa di più dolce e delicato in un'altra natura. Abbiamo lasciato i cotechini nel frattempo che poi appena abbiamo pelato andremo con della slena per tutto quanto attorno, dopodiché ne avvolgeremo nella pasta di pane che abbiamo preparato prima, poi abbiamo lasciato di evitare del pane all'olio. Possiamo avvolgiare della pasta e tagliamo un po' di sale. Nel frattempo abbiamo preparato il forno a 165 gradi per 20 minuti a valvola chiusa, dopodiché entrerà in automatico per altri 20 minuti a valvola aperta, in modo che prima di una struttura che tenga il pane morbido sul suo vapore, dopodiché si finisce la cottura e si dà diciamo, un'ultimazione di cottura del pane ad asciutto per il vapore interno. Nel frattempo vi volevo dire di questa ristorante Trattoria Stella, che trova pochi giorni da Pordenone, il tutto è una condizione familiare creato dalle radicate tradizioni soprattutto per il nostro territorio, e lì questo nuovo tutto viene accompagnato dalla genuinità dei prodotti del territorio, naturalmente con i vini e sempre il lavoratori di Tardugna. Il locale naturalmente si sviluppa in due piani, una spaziosa sala accogliente al piano superiore dove possono essere ospitate numerose comitive. Vedo qui la titolare che è la Tiziana Cataruzza, che è diversa particolarmente insieme a tutto il suo staff. Dici cosa stai facendo adesso? Stiamo preparando un pochettino, in cui lo appoggiamo ovviamente nella pasta al colore passato con la senape. Lo passiamo con il bianco d'uovo in modo che durante la cottura prenda una bella colorazione, e vediamo se andiamo a sputare con dei semi di sesamo sopra. Bene, ma se tu che hai messo il forno che aspettiamo questo punto, chiamerei l'azienda di Gava, perché così in attesa ci dice, ci parlerà del carne frac, ma soprattutto ci dirà le caratteristiche di questa azienda. Prego. Mi ha dato il suo nome, Daniela, quindi Daniela Gava. Bene, vi passo Daniela Gava che quindi vi dirà qualcosa. Sono la figlia di Franco Gava, che è il fondatore della Contina. La nostra azienda si trova a Centella di Vigno Veneto, ci troviamo nella zona di produzione di DOC Gravi del Friuli. E la nostra azienda con 25 litri di vigneto, presso il Vigno Vivo. I vigneti sono dislocati tra i comuni del Ferrandello, 5 Vigno Veneto e San Vito. Abbiamo la fortuna di avere terreni misti, quindi possiamo scegliere terreni pesanti, terreni argillosi, per le nuove rosse, produciamo tutti i vini tipici anche della zona. Questa sera abbiamo scelto per il cotechino il Cabernet Franc del 2012, e si sposa bene con questo tipo di
di avere questo profumo erbaceo che ricorda il fieno, la rucola, ma anche la frutta matura come la romarena. È un vino di 12 gradi, corposo, appunto, e appunto dato a questo tipo di pietanze, cipollina, formaggi stagionati. Quindi oltre al Cabernet voi che linee producete ancora? I nostri altri vini produciamo sono il Merlot, che è il tipico vino che si trova nelle nostre case, il Malbec che è una versione più avabile, il Cabernet Sauvignon, abbiamo il Rosato frutante, il Rosato frutante, con i bianchi, basato sul Prosecco, visto che c'è questa moda in questo periodo, il Prosecco spumante e frutante. Poi abbiamo il Sauvignon bianco, il Chardonnay, il vino grigio, il Tokai, il vino da pasto e il Verduzzo per concludere il pasto. Bene, grazie Marina Gamma. Sentiamo un po' Marzio che punto siamo. Siamo finiti di parlare di Porta Cina, nel frattempo dietro le quinte stanno conoscendo gli altri questa data di precedenza perché proprio come abbiamo dopo prima 40 minuti di cottura per poterlo fare, perciò abbiamo anticipato una parte di lavoro prima. Magari adesso vediamo se lo chef ciò che adesso porterà nel capo nel franco, quindi vi si vedrà nel franco tavola prima di riportarvi il cotechino. Anzi se vuoi dire qualcosa sulla produzione di questi cotechini, di prendere il territorio. I vini del territorio che siamo in mani a fare in casa, in casa con una volta, e poi stagionati in ambienti freschi, e che non pensiamo non più di 40 giorni, perché sennò comunque poi siamo più secca. Bene, l'ultima sfornata, questa è una sfornata, tra poco che arriva in tavola. Arriva in tavola. Petuccia, Andreis, Claudio, Tramonte,
anche se poi la pettina dovrebbe essere succede è nata, si è sviluppata proprio a Tramonti di sopra, lì è nata perché poi è stata peraltro il nostro macellaio si chiamava Rivelli, che aveva anche depositato il marchio della famosa pettina, che poi le carte di selvaggina in particolare erano o camoscio o capre o altri animali che servivano naturalmente per periodi invernali, per le valli di là, venivano poi trattate, macinate, venivano conservate, perché durante il periodo invernale c'era necessità, naturalmente non si poteva scendere a valle, c'era necessità di mangiare un prodotto, quindi in particolare si può mangiare crudo, sia naturalmente esportato all'aceto. Servito con la polenta calda, esatto. Che mala, diciamo, il gusto unicato. Oppure con un po' di succo, come si dice, quella piccola crema che si sviluppa quando si fa la prima polenta, diciamo, in quel senso allora. La fanno in varie località, poi più o meno, comunque, e la carne di selvaggina adesso si riesce anche a fare di per sé la pettina comunque è una polpetta ma se è una polpetta d'oro, se poi andiamo nel significato suo peta, Duccio Pettina peta, per chi viene dal territorio deve petare, schiacciare, ecco, e quindi una schiacciata è proprio una polpetta, i significati sono proprio questi. Sì, se sono pronti possiamo fare insieme e li facciamo assaggiare. Vediamo. Peraltro, giusto per dire sempre che la pettina, dovete pensare che a Tramonti di sopra venivano controllate i tempi dei gazzieri, perché tutto veniva scritto e anche chi uccideva di mani morte era obbligato a dichiarare questo, quindi facevano una serie di controlli sul territorio e registravano questo. Poi la piccola pettina è nata a Frassanetto, non l'attività di Tramonti, ricca di frassini, e lì andavano, c'era un percorso lunghissimo da fare, quindi andavano ogni tanto, poi non si trovavano più in quelle valli là, però comunque questo controllo c'era allora come oggi. Mentre il terminata la struttura, vediamo il pane drogato, vediamo, una volta che togliamo, vediamo che il cotechino è avvolto in una morbida crosta di pane, che poi serviremo. Come, diciamo, saporitore, come
salsa piccante che si usava a mettere anche nel bollito, nelle cose calde. Esatto. Vediamo perché non è che non è una persona, sì.